Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo sull'ultimo, speriamo, ultimo episodio della Runes of the Minecrackers. Quindi prima di tutto vi chiederei di spolliciare come dannati per questo finale di serie. Bene, detto questo, iniziamo subito. Sono già armato fino ai denti, mi sono riparato l'armatura e adesso siamo pronti per fare il bordello più totale. Prendiamoci il nostro caro amato Minecraft, tac, tac, spingiamo il bottone e si parte. Bene, diciamo che la questione non è proprio fattibilissima, Però alla fine, dai, si può fare. Dobbiamo soltanto lavorare un po', di tattica. Dobbiamo stare attenti, i blaze li massacriamo così, adesso massacriamo anche questo. Devo avvicinarmi piano piano e non far spawnare altre bestie. Ci sono un casino di spawner là, quindi i blaze sono per ora secondo me quelli che mi danno un po' più fastidio, quindi velocemente a massacrare i blaze. Fotte sega, dai, mi devi mettere un suo cuore a botta, fanculo. Dai, dai, veloce, buono, buono, massacralo. Ok, è meglio, molto meglio perché con la spada levo un casino di danno, faccio un casino di danno. Aia, sì, ti piacerebbe, stai fermo, stai lì, stai indietro. Indietro. Sono un protection four, ma cazzo. Buono, morto, ma morto male, morto male. Ok, massacrato un altro spawner adesso. Direi di prenderla larga e provare a fare qualche trick, tipo massacrare questi. Lo zombie che viene qua. Serve l'arco più power, però non posso farlo tanto più qui perché è quasi al massimo questo. Allora, metti una torcia, vai così avanti, bravo, massacri creeper. Che palle, un arciere c'è, dov'è? Dov'è lo scheletro là? Morto male anche lui. Ok, buono, un creeper là, perfetto. Poi, non so, l'arco più spari da lontano più danno fa, Non so se lo sapete, penso. Cioè, mi sono accorto durante queste mappe che... No, Blaze, che palle, la Madonna, e la Madonna, e la Madonna. La Madonna, mettili all'acqua, metti l'acqua. Ancora acqua, 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 bravo, bravissimo. Ritirata strategica, ritira, stacca, stacca tutto. Ok, buono, buono, buono. Non c'è. Ma che cazzo? Ci metteremo secoli a fare sto dungeon. Ah, così, ok, ho capito che fa passare dall'interno, ma forse non è proprio il caso. Quindi direi di arrivare là sopra, di tentare di farla un po' meno secondo le regole, quindi tentare di raggirare il tutto. Ci sono spawner lungo tutto il perimetro. È un casino. Ma che palle! Dov'è? Dov'è? Là, muori. Allora, dai, con calma, La finiamo bene, no? Guarda te, ma sono troppo fottutamente vicini. Sono uno, rompi questo. Due, tre, rotti, perfetto. Buono, no, un creeper. Rompi questo, creeper. Rompi questo. Piano piano li spacchiamo tutti, piano piano li spacchiamo tutti, dai, dai, tranquilli, con calma. Va anche questo, questo. Se sono zombie alla fine è fattibile, non è niente di preoccupante. Su creeper super caricati. I blaze sono quelli che danno più fastidio, secondo me. Ok, bene, abbiamo fatto parecchio, abbiamo fatto parecchio. Adesso massacriamo tutta sta gente che sta qua, che mi viene dietro da un po' di tempo. Ok, buono. Mettiamo qualche torcia del caso. E quindi siamo pronti per continuare, direi, Torce, muori male. Il bello è che one shot la gente io così. E quindi è utile nel senso che ci metto poco. Muori male? Grazie. Ok, torce, torce, mi raccomando, tante torce, ci servono torce. Buono, buono, buono. Adesso direi di addentrarci, proviamo ad entrare, ma io non so dove minchia si trovi la lana. Nel senso, non ne ho la pallida idea. Cazzo. Via, rompi tutto, c'è un ghast, l'ho sentito. Dove cazzo è il gas? Ah, la cosa positiva, diciamo, è che sta sparando su della cobblestone e quindi c'è la possibilità che non rompa niente. Cioè, no, non rompe niente lui. Anche se però dà un po' fastidio. Streghe. Questo. Ok, buono, buono. Buono. Abbiamo. Muori. Rompi questo. Saliamo. Aia. No, rompi tutto, rompi tutto, rompi tutto. Buono, dobbiamo mangiare, cazzo, se no è un casino. Muori. Buono. Torce a manetta, torce a manetta. Proviamo ad entrare, vediamo com'è la situazione dentro. Ok, barichiamoci un attimo. Così. Ok, perfetto, va bene così. Vediamo dentro com'è. Adentro c'è un altro layout, un altro livello. E poi si sale. Però direi intanto di chiudere qua e provare a vedere com'è sopra. Se è fatta a piani e se si può salire. Quindi farla un po' tranquilla, Ah, qui è tranquillo. Proviamo a salire un altro po'. Si può salire tranquillamente. Buono. Scava sopra. In mezzo, qua in mezzo ci dobbiamo mettere. Insomma, 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 non è facilissimo. Non è facile, ma ce la possiamo fare. Dai, scava. Ah, qui c'era una torcia sopra. Cioè, magari accesa con un fuoco acceso. Allora,
Da qua possiamo vedere bene tutto com'è la situazione, un punto abbastanza alto. Per fare una cosa fatta bene dovremmo salire a bestia e lo faremo. Saliremo a bestia, tanto gli spawner sono tutti disabilitati e non c'è nessun mob che può darci fastidio. Quindi è ottimo. Dopodiché cosa facciamo? Arrivati qua sopra, così in alto, se non mi spawna nessuno, poi se mi spawna qualcuno muoio malamente, però dobbiamo mettercelo in conto questo. Proviamo a salire del tutto. Se cade è finita, sappiatelo. Dovrei mettere un po' d'acqua, però poi non mi rimane. Sentite, però. Sono indeciso se mettere acqua o meno. Guardate che casino comunque che è là sopra. È un sarà un inferno là sopra, io già lo so. Un enderpearl avrebbe fatto comodo. Continuiamo a salire, vediamo com'è. Poi per scendere ci vogliono mesi, mesi e mesi. Dobbiamo usare l'acqua per forza. Siamo sopra le nuvole ora. Quasi sopra le nuvole. Sopra le nuvole. Ottimo, vediamo se c'è qualcuno che ci può dar fastidio. No, sicuro 100%? Ok, buono. Ci sono miriadi di spawner. Questo è l'ultimo dungeon. D'altronde è normale che ci sia tutta questa affluenza, tutto sto casino di mob. Allora, no, è un casino. Fine di blocchi. Gente che si suicida. Ottimo, non ho enderpearl. Sei sicuro? Non ho enderpearl. Quindi neanche mi posso lanciare. Sarei lanciato volentieri, diciamo. Tentiamo di salire un altro po' e poi nel caso scendo e fotte sega. Cambiamo idea. Oppure vado a casa, prendo più blocchi e poi risalgo, lo sapevo, io lo sapevo. No, lo sapevo. Ragno del cazzo. Ragno del cazzo, io lo sapevo. Io lo sapevo, io ero sicuro che sarei morto malamente così. Cazzo. No, cazzo. Oddio, devo riprendermi. Allora, con calma, con calma. Ho la roba per farmi l'armatura. So che posso farmela. Ce l'ho da qualche parte qua l'armatura, eh. Ne sono pressoché convinto. Sì, eccola qua. No, prendiamo questa. Fanculo. Questa posa. Ok, set d'armatura completo in diamante. Buono. Spada un po' meno forte. Questo un po' meno forte. E poi ci andiamo a riprendere la mia. Le mie bellissime cose. Ci prendiamo una cazzo. Ecco, così. Ci prendiamo questo. Enderpearl, Enderpearl. Non ne ho, non ho Enderpearl, non ho Enderpearl, giusto? Quindi così, via. Blocchi, blocchi, tanti blocchi. Mi servono tantissimi blocchi. Tantissimi blocchi che io non ho. Col cazzo da tutti questi blocchi. Sentite, ne avevo un migliaio di blocchi. Avevo un casino di blocchi. Che fine hanno fatto, scusate? Niente. Un secchio, ho del ferro. Non ho neanche del ferro. Ma c'era un casino di roba. Non ho del ferro, sei serio che non ho del ferro? Mi sono lasciati tutti dietro le altre intersezioni, quindi non ho nulla. Va bene, andiamoci a riprendere la roba, dai, non è nulla, nulla di perduto, nulla di perduto. Fai così, così e andiamo. Ok, pronti a riprendere la roba, dai, ci siamo quasi, sto qua vicino, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ho fatto una strada abbastanza alternativa, qua non c'erano spawner. Il problema è che ho messo l'acqua e il fatto di aver messo l'acqua è stata una grande trovata. Perché poi mi leva. Ok, ferro, buono, ho preso del ferro, altre pozioni. Cioè, mi trasporta la roba, non è proprio il massimo, sinceramente. Poi per riprendermela, sta roba ci dovrò mettere mesi e mesi. Scendiamo qua, vediamo se c'è qualcosa. Non che abbia trovato così tanto. Qui c'è niente. Il secchio, ok, buono il secchio. Vediamo qua c'è, ok, un po' di roba l'abbiamo ripresa. L'arco P, ok, la spada OP l'ho ripresa. Non ho ripreso però la spada OP, ma va bene. Allora, dammi il piccone OP. Il piccone OP lo mettiamo qua. L'arco, questo è quello P. E lo mettiamo, no, così e così. Perfetto. La chestplate, questa com'è? Protection 1, bene. Protection 4 è meglio. Questo è il bavoso che mi ha fatto morire male. Ve lo ricordate? Sì, è stato un ragno, l'ho sentito prima di morire. Quick speed random. Ah, parecchia roba. Ah, eccolo qua. Qua c'è un casino roba. Qua c'è un casino roba. Buono, buono, buono. Spacca. La madò. Comunque anche questi one shot più o meno. Rompi tutto, ok, buono. Torna indietro, fuggi, 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 fuggi. Mangia, mangia, grazie. Bavoso, 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 bavoso. Adesso lo massacriamo di botto, tanto. Morto male. Ok, buono. Morto male. Adesso saliamo. Mi metto la spada OP. Mi sparano, mi sparano. Poi non puoi stare un attimo calmo che ti arrivano mille mila mob a romperti il cazzo. Fai così. Ok, buono, adesso dobbiamo continuare a salire per vedere se un po' di acqua è. Cioè, se abbiamo conservato qualcosa qua sopra, tipo, no, probabilmente no, perché avrà portato a valle tutto, però
Noi ci proviamo lo stesso. Allora c'è un po' di armatura. Sali qua sopra. No, qualcosa c'era. Qualcosa c'era. Sì, c'era parecchia roba. C'era parecchia roba. Quindi riprendi tutto. Perfetto. Ho l'inventario pieno. Cazzo, levo questo. No, no, non quello. Madonna, leva questo. Questo, levalo. Poi torna sopra. Così, vai, bravissimo, bravo. Preso. Ok, preso tutto, 100%. Entra dentro. Entra qua dentro. Chiuditi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto. Adesso con calma ci rimettiamo a posto. Protection 4. Protection 4. Protection 4. Buono. Questo lo lasciamo qua. Il secchio d'acqua me lo riprendo. Ho pochissimi blocchi. Questi li mettiamo qua. Inventario pieno, peccato. Che ci mettiamo qui? Una pozione, un pozioncino. Ok, va bene, ci siamo. Ora tentiamo di aprire il tutto e adesso prendermi più cobblestone possibile. Perché mi servirà un casino di cobblestone? Mi serviranno blocchi, tanti blocchi da costruzione. Però non so come farmeli, sinceramente. O scavo, mi prendo un casino di netherrack. Che alla fine è un'idea. È un'idea, non è male come idea. E poi tentiamo di risalire. Ah no, aspettate. Allora, io posso risalire tramite la corrente d'acqua, ok? Posso farmi intanto uno stack di netherrack tranquillamente. Dai che viene. Lento che scavo, madonna, pensavo fosse più veloce. Comunque, uno stack di netherrack me lo posso fare tranquillamente e ci metto poco. Dopodiché, magari me ne faccio più di uno, in modo tale da poter camminare, correre tranquillamente, avere parecchi blocchi a disposizione. Dopodiché, cosa andremo a fare? Andremo a rushare il tutto e quindi arrivare più in alto possibile, muori male. Più in alto possibile con le cose, cioè arrivare proprio in cima con i blocchi, senza starmi a sbattere con tutti i vari mob. Ok, buono. Vabbè, facciamo questo e ci rivediamo. Ok, ho scavato abbastanza. Questi sono gli stack che mi sono preso. Sono 5 stack più 1,5 di cobblestone. Va decisamente bene, va decisamente, decisamente bene. Ora massacriamo sta gente che si è formata qua. Che mi dà anche un po' fastidio, sinceramente. Morite male tutti, grazie. Mori, mori, mori male. Anche tu. Ottimo. Mi manca quello là, che non ho preso. Ma da dove è sto già tutti sti zombie? Vabbè, fanculo, dai, non ho tempo per loro, non ho tempo per loro, dobbiamo velocemente tornarcene su. Quindi, veloce, così. Non so fino a quanto potremo salire. No, ma questo che è? Ah, il pillar questo. No, mi serve, ecco, l'acqua. Ci metteremo abbastanza, però, questo è quello che farò per i prossimi, per il prossimo tempo. Dai, no, non è che ci, non ci metto neanche tantissimo. Mi sono scordato dove prendere l'acqua. Ah, no, è giusto, ma non avevo ferro. Posso farmi una fonte d'acqua infinita? No, perché ho una fonte d'acqua solo. Sarebbe bello riuscirne a trovare un'altra. Poi la crafting table non riesco a salire. Non riesco decisamente a salire. Dai, sali, veloce. Veloce così, bravissimo. Adesso mi metto così, tranquillo. Ogni tanto esco per prendere un po' d'ossigeno. Ossigeno, ho detto ossigeno. Grazie. Va bene. Adesso piano piano saliamo. Mi stanno sparando da qualche parte e non so dove, però mi fotte sega perché sto continuando a salire. Sono arrivati in cima quasi. Quindi iniziamo a mettere un blocco. Dove? Qui, così, bravo. Mi riprendo l'acqua? Sì, dai, me la riprendo l'acqua. Ok, con calma, con calma. Dov'è la gentaccia? Dov'è la gentaccia? Da là sotto? No, non è possibile, mi sparano da là, dai. Però io intanto lo massacro. Ok, buono. Con la dovuta calma e cautela. Dovremmo farci un piano. Mi sono portato le enderpearl, sono un idiota. Riusciamo a salire? Dovrei farmi la più safe del previsto, però forse non ce la faccio proprio. Sono tentato di mettere l'acqua. Sono decisamente tentato di mettere dell'acqua. Per quale motivo? E per cazzo, perché almeno non muoio. Sì, non muoio, non morirò male. Sono convinto che non morirò male. Almeno ho una possibilità di salvarvi. Prendo l'acqua e non muoio. Eccolo qua. L'avevo detto. Grande. Così, proprio random. Vabbè, almeno dai, non c'è la possibilità di morire. La escludiamo quasi al massimo. Dove cazzo? Perché mi ci vuole così tanto? Ok, adesso vado su paro. Escludiamo una buona possibilità di morte. E ci. Dove cazzo salgo? Guarda, fai una cosa, eh. Sali così e vaffanculo. Perfetto. Adesso salirò ancora parecchio, molto, 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 molto. Sono alla fine, sono alla fine. Quanto ci metti? Vai di qua. Tenta di trovare un pertugio, un pertugio. Ok, buono. No, ho tolto là! Vi rendete?
conto che di cosa io abbia appena fatto. Oh, ma lì c'è l'acqua. Oh, ma siamo arrivati. Siamo in cima. Guardate, non mi ero accorto. Pauroso. E c'è dell'acqua, il che è buono, molto buono. No, che non viene, non è qua. È finita, guarda là. No, allora, dobbiamo trovare l'acqua. Dobbiamo trovare la fonte d'acqua. Fai una cosa. Guarda, Safe. 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 La parola di oggi sarà safe. Ok, buono, va bene così. Perfetto. Da dove viene quest'acqua? No. Ah, bavoso. Ti ha fatto in modo che ci fosse un casino di acqua, ma che io non potessi prenderla. Perché è tutto fatto in modo che... Cioè, cade l'acqua, non è flusso continuo, quindi niente, come non detto. Però, già che siamo dentro è buono. E non possiamo più cadere, quindi non è che ci serva più a tanto l'acqua. Che è, mi attacca e poi scappa, così, random. Vediamo, Qui c'è una piantagione intera di meloni, anguri e roba varia. Che non so, attivando la cosa succeda. Non lo scopriremo, non voglio attivare un cazzo. Ok, vai, sali, continua a salire. Metti un blocco qua, sali. Ancora un altro, metti una torcia. Dovremmo esserci, cioè questa era la parte finale. Quindi proviamo a vedere che succede. Ah, leva questo, metti questo. Due bei stack di blocchi. Continuiamo a salire. Saliamo, facciamo così, vedo i primi spawner. Vedo un casino di spawner, in effetti. Però io voglio stare sempre sopra. Sono slabbro, mi fa piazzare torce. Probabilmente abbiamo trovato la lana. Sì, la lana, la testa. Probabilmente sarà lì, in mezzo a quell'ossidiana. Oppure c'è un teletrasporto. Una di queste due opzioni. Una di queste due opzioni. Il problema è che sotto ci sono. Vedo già i primi spawner. E sono parecchi gli spawner. C'è la bedrock, quindi non posso romperla. Ok, sono un idiota. Sono decisamente un idiota. Veloce, rompi tutto, ti prego. Veloce, veloce. Ok, c'è un casino di roba poi. Guarda te. Ok, sei easy, easy. Abbiamo rotto un casino. Ok, Wither Skeleton mi ha colpito, cazzo. Iniziamo a chiudere tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi, 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 cazzo. Questo muori male anche tu, grazie. Chiudi veloce, rompi questo, che poi mi spawna dentro. Chiudi tutto, veloce, chiudi tutto, veloce. Tac, ok, chiudi questo. Chiudi anche dall'altra parte. Beh, qui chiudiamo. Qua però chiudiamo, perché mi può rimanere utile. Che ne dite? Sì, potrebbe essere utile. La Anvil. Ender Pearl! Che c'è qua sopra? Boh, beh, c'è un casino di roba che prenderemo molto volentieri. Decisamente molto volentieri. Leva questo. Questi sono pistoni, si chiudono. Carina l'entrata a pistoni così. Ok, ci siamo! È il momento di scoprire se c'è la testa. Vediamo, attenzione. Se è un troll lo uccido male. Sì, la testa, grandissimo. La testa. Sì, ce l'abbiamo fatta. Buono, fantastico, bellissimo. Pauroso. Ghast. Ghast! Ghast, cazzo, ghast! Morite male. Merda, merda, merda. Poi il legno finisce male. È un casino della Madonna, è il legno. Prende fuoco tutto, prende fuoco tutto. Cazzo, spegni tutto, spegni, 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 spegni. Sembrava fatta, invece col cazzo che è fatta. Ok, sta scendendo l'acqua, prendi di più teste e vai via. Fuggi, prendi le teste e fuggi, prendi le teste e fuggi. Così. Riesco io a fare qualcosa di interessante. Rompi tipo le scale, che cazzo ne so. Fermo lì. Rompi la neve. Dammi tutte le teste che possiedi, tipo così fai. Sette teste, ok, perfetto. Ora ce ne torniamo a casa. Come ce ne torniamo a casa non lo so io. Un'idea sarebbe tornare sopra. Passo easy sti dungeon. Presi con la dovuta cautela sono abbastanza semplici, pensavo peggio. Fai così, bravo. E sali, 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 sali. Non ho acqua, il che non è buono, però possiamo arrangiarci. Usciamo e usiamo le enderpearl. Mi stanno per sparare, sicuro no? Vai, mangia. Allora, da dove siamo venuti noi? Ghast. Niente ghast? Che non sento dove mi stia sparando, merda. Dov'è? Dov'è? Là, eccolo qua. Massacrato, uno massacrato. C'è un altro, c'è un altro, c'è un altro, c'è un altro! Morto, ok, buono. Tutto sta nel capire da dove siamo venuti. Poi adesso qui può bruciare malamente quanto gli pare, non mi interessa. Vediamo se l'acqua viene da qua sopra. Vai, bravissimo. Hop, hop. L'acqua viene da qui? Eccola qua la fonte d'acqua. Abbiamo trovato la fonte d'acqua. Adesso l'acqua andrà via tutta. E io non so da dove sono venuti. Muori.
Bello, dovremmo farlo anche in Minecraftita, una cosa del genere. Un meccanismo assurdo per cui l'acqua fa dei giri della Madonna e poi viene giù. Va bene, così. Ok, ho messo a posto l'inventario, ho preso questi quattro blocchi, devo fare gli stone brick perché ho messo sempre, ogni volta che finivo i dungeon li mettevo davanti agli stone brick, cioè li mettevo davanti degli stone brick, insomma. E adesso via! Forza con la testa, con l'ultima testa. Testa di pigman zombie era. Anche se poi alla fine di Pigmen li abbiamo incontrati pochi, sì, alla fine quel mob più cattivo erano quei Pigmen zombie con il cartello in mano e con la cosa e l'armatura, i pantaloni in diamante, insomma. Finalmente abbiamo finito anche questa mappa. Spero sia finita, cazzo, non c'è più nient'altro da fare, quindi mettiamo la testa qua, tac. Eccola qua la testa da Pigmen zombie. Victory! Ce l'abbiamo fatta, è finita anche la Ruins of the Minecrackers. Ok, qua mi ride a tutte le teste. Lava. Che bestia di pozioni. Questa è una bestia. Questo è il cartello che c'è con i pigmen zombie. Efficiency. Knockback. La Madonna, ragazzi. La Madonna, che sti cosi. Redstone torch. Victory. Abbiamo finito la Ruins of the Minecrackers. Grandi, bravi tutti, ragazzi. Io ho problemi. No, adesso ho gravi problemi. Dove cazzo ho messo gli stone brick? No, no, è la seconda volta che mi partono, eh. Beh, io guarda, ci rimango male. Comunque, finisce qua la Ruins of the Minecrackers, grandissimo. Cioè, abbiamo perso tanto tempo, devo provare questo drill, però, eh. Ah, questo lo mettiamo qua. Questa è una bestia, la mettiamo qua. Questo addirittura ce lo mettiamo qua perché sono delle bestie. E poi devo provarlo sto cartello appena mi si presenta l'occasione. Andiamo a mettere a posto l'ultima testa. Bam. Bene, e per questo episodio è davvero è finita la Ruins of the Minecrackers. Ce l'abbiamo fatta, si festeggia, festeggia tutto, festeggia, stacca, festeggia tutto. Sì. Bene, spero vi sia piaciuta, è stata una mappa fantastica. Gradirei spolliciaste come dannati per farmi sapere che, insomma, per... Cazzo, abbiamo finito la Ruins of the Minecrackers, porca puttana. Una mappa abbastanza difficile, l'ho finita praticamente in single player. E quindi sono veramente soddisfatto del fatto di averla finita. Bellino, bellina sta testa di Pikmin. Dove l'ho messa? Ah, no, scusate, è vero. Niente, non ho più gli stone brick da mettere davanti, però fotte sega. I know you want to, queste sono tutte le varie teste che abbiamo collezionato durante il corso della Ruins of the Minecrackers. Vabbè, fanculo, mi hai rotto il cazzo, butto tutto. Perfetto. Bene, e non mi resta che dirlo per l'ultima volta su questa mappa, per questo episodio è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto, arriviamo, non lo so, a 150 mi piace, sarebbe fantastico, vi ricordo di lasciare nuovamente un mi piace, l'ho detto 6 volte, ma fotte sega, iscrivetevi al canale se l'avete già fatto, condividete su Facebook per farmi conoscere nuove persone, e vi aspetto come al solito a un prossimo episodio, ciao a tutti ragazzi!